ogni lezione parleremo dei grandi viaggi in Oriente del Medioevo. Nel XIII secolo l'orizzonte geografico dell'Europa occidentale non superava le sponde asiatiche del Mediterraneo e la pianura russa. Negli anni successivi tale orizzonte si allargò notevolmente con conseguenze importanti nel campo economico, commerciale e culturale. La motivazione principale di questa estensione fino ai limiti dell'Asia orientale fu l'invasione mongola e la formazione di un grande impero che si estendeva dal Mar Nero al Mar del Giappone. Il dominio dei mongoli su gran parte dell'Asia e dell'Europa orientale si costituì rapidamente nei primi decenni del XIII secolo. È in questo periodo che si inserisce l'opera di un uomo che unificò le varie tribù mongole, dando vita ad una nuova nazione organizzata dal punto di vista politico, sociale e militare. Si tratta del famoso Gengis Khan. Le vicende della sua vita ci sono note grazie alla storia segreta dei mongoli, composta in uno stile piuttosto rozzo, anche se inframmezzato da tratti poetici. Egli fu il capo di un'unione tribale che includeva tutti i popoli della steppa. Allo stato da lui fondato, Gengis Khan diede istituzioni che derivavano direttamente dalla condizione sociale precedente e dai costumi e tradizioni mongole. Il condottiero impegnò la popolazione mongola in una serie di guerre di conquista verso sud e verso ovest. Completata la conquista della Cina settentrionale e dei territori islamici corrispondenti agli attuali Afghanistan ed Iran, i mongoli si volsero verso nord-ovest con la presa di Kiev nel 1240 ed invadendo successivamente la Polonia, la Slesia, la Moravia, l'Ungheria e l'Austria orientale. Le porte dell'Europa erano ormai aperte. Ma proprio quando i mongoli erano pronti a riprendere l'offensiva in direzione ovest, tornarono indietro. Così, allentato il pericolo mongolo, l'Occidente cominciò a pensare di prendere contatti pacifici con il nemico per avviare con esso una trattativa. Le prime spedizioni in Oriente ebbero proprio questo obiettivo e videro come committenti uomini politici ed ecclesiastici. Un personaggio che ha avuto contatti stretti con la corte mongola è Fra Giovanni di Pian del Carpine. Seguace di San Francesco, nacque a Pian di Carpine, l'odierna Magione, vicino Perugia, intorno al 1190. La sua relazione di viaggio contiene una grande quantità di osservazioni e notizie sui costumi e sulle credenze mongole. Anche il francescano Guglielmo di Rubruck si mise in viaggio per la Mongolia con intento missionario. Voleva cioè tentare la conversione dei mongoli e recare il conforto della religione ai numerosi cristiani d'Occidente che erano prigionieri alla corte mongola. Anche lui scrisse un resoconto di questo viaggio. Intorno al 1318 ricordiamo ancora il viaggio missionario intrapreso da un altro francescano, Odorico da Pordenone, agli estremi della terra. Nella sua relazio, definita un vero e proprio trattato geografico e commerciale, si legge che egli passò attraverso la Persia, navigò nell'Oceano Indiano e approdò nella Cina meridionale, risalendo per via terra fino alla capitale, dove trascorse 3 anni. Molto interessante nella sua opera è il resoconto relativo alle isole e alla costa indocinese.